Tutto molto bello per l'Aquila che fa suo il derby con piglio autoritario e forgia da grande squadra. Troppa differenza tra il team di Epifani e quello di Bernardi che, sebbene sospinto da un magnifico pubblico al Pallozzi, deve inchinarsi alla predestinata. E così la cronaca già al sesto con Alessandro che prova a scaldare il piede, dato per incerto fino al fischio d'inizio, va centrale a terra per Fausti che blocca. La nota di cronaca tra il dodicesimo e il tredicesimo con Blanco che prova ad anticipare Barbagallo, ma la sfera viene spedita in zona franca poco prima, un reclamo aquilano in cerca di fallo di mano in area bianconera. 3 minuti dopo, numero di Alessandro che uccella di ciccio e si spalanca la luce per il tiro, conclusione che avrebbe meritato altra sorte, ma il gol è rimandato di poco. Lo stesso attaccante lascia partire il destro morbido che bacia il palo e si accomoda nel sacco. 1-0, sul quale non c'è nulla da eccepire. Bisogna attendere il 26esimo per intravedere la reazione, si fa per dire, degli ovidiani. Il tiro di Lombardo procura un angolo ai padroni di casa sugli sviluppi del quale c'è un taglio per Del Gizzi che centra con forza e viene vanificato dall'uscita provvida di Barbagallo. Ma è un fuoco fatuo, il Sulmona non riesce ad imporsi, spaventato, a volte inerme, tant'è che il raddoppio arriva quasi per inerzia, proprio sul finire di tempo. Il tiro di Marchionne, che è sembrato tale, diventa un assist per Alessandro sulla traiettoria a colpire quasi a caso, ma assolutamente libero di imbucare facilmente Fanti. 2-0 e squadri negli spogliatoi, ma prima va rilevata la sostituzione di Martin Blanco con pendenza e soprattutto il doppio giallo a Pizzoferrato, che complica ulteriormente le cose in casa biancorossa. È tempo che si riapre da dove si era concluso, così al quarto l'angolo di Marchionne, incocciata di Cassese sotto misura, è risultato in ghiaccio con un tempo di anticipo. 8, Sarrizzo è imprendibile sull'out di destro per Alessandro anticipato e il prologo al gol di Sarrizzo stesso che umilia la difesa biancorossa e dà al risultato il contorno della goleada. Le sostituzioni, Alessandro, autore di una doppietta per Santi Rocco e poi dopo Marchionne per Dercole, la sostanza tecnica non cambia, al 19esimo Sarrizzo prova ma non trova la seconda gioia personale, ormai si gioca per l'Accademia, al 26esimo Brunetti salgia l'istinto di Barbagallo, da parte opposta al 32esimo pendenza fa sfoggio balistico colpendo appieno il pale sinistro di Fanti, gli applausi per di Giannantonio al 34esimo, ma il quinto gol è da manuale, Rey conclude con prepotenza. La cronaca si chiude qui, l'Aquila si prende derby, punti e la scena. Il Sulmone si gode il pubblico, la festa degli ultra e la cassa del botteghino. Ma per questa volta nulla di più. Allora mister, giornata no. Sì, decisamente giornata no, come ho già detto, ma assumo totalmente le responsabilità di questa sconfitta, ma soprattutto come approccio alla partita, l'abbiamo subita troppo, timidi. Vero è, avevamo davanti una squadra importante, una squadra che aveva un passo diverso dal nostro, una tecnica diversa dalla nostra e niente, mi dispiace per tutto questo pubblico che era venuto e era accorso oggi per questa giornata che doveva essere di festa e si è tramutato in una giornata no, però quello che ci tengo a promettere ai tifosi, a tutti quelli che sono venuti allo stadio, che noi sicuramente non abbasseremo la testa, faremo tesoro degli errori commessi oggi affinché non avvengano più e continueremo nella nostra corsa perché vogliamo rendere orgogliosi Sulmona della propria squadra. Qualche alibi senza scalfire la sua onestà intellettuale? No, non mi piace prendere degli alibi. Chi ho messo in campo secondo me era all'altezza di fare una buona gara, chi è subentrato altrettanto. T'ho detto, secondo me c'è stata proprio un approccio un po' più, cioè si è vista una squadra che aveva...
timido, sì, ci si è vista una squadra, l'Aquila, che è entrata in campo, sapeva quello che doveva fare, aveva una presenza proprio diversa, una personalità diversa rispetto alla nostra. Noi siamo una squadra che deve crescere, vuole fare un campionato importante, ma non abbiamo mai parlato di vincere il campionato, cosa invece che l'Aquila è stato costruito per tale scopo. Quindi noi dobbiamo solo oggi, dalla giornata negativa di oggi, imparare a gestire meglio la partita, avere più fiducia in noi stessi, più autostima. Tante volte io l'ho detto ai ragazzi, ci limitiamo da soli perché ci viene la paura, il braccino corto, e invece noi dobbiamo giocare sempre con grande autostima, sempre a testa alta, dando il 110% ogni partita, e poi sono sicuro che i risultati arriveranno. Allora mister, vittoria ineccepibile sotto ogni punto di vista, valori tecnici, tattici, concentrazione, dominio assoluto. Sì, sì, sono d'accordo con te, oggi abbiamo fatto veramente una grande partita, ma l'avevamo fatto già domenica scorsa, e anche a Montesilvano, piano piano, questa squadra sta venendo fuori, è logico che oggi era una partita importante perché incontravi una squadra di gradino un po' più alta delle altre che abbiamo incontrato, perché non è che ci dobbiamo nascondere dietro un dito, quindi venire qui a fare un certo tipo di prestazione davanti a un Pallozzi pieno di gente, grande entusiasmo, questa partita era stata preparata da loro in maniera come se era la partita della vita, come è giusto che sia. E noi siamo venuti qua con grande personalità, con grande forza a fare una grande gara, quindi non era facile, e adesso a fine partita dico che abbiamo fatto veramente una grande gara che ti può far alzare l'asticella in questo campionato. Avete cominciato domenica scorsa, continuate oggi, ha detto ai nostri colleghi, giustamente il campionato è lungo, però la strada è buona perché oggi l'Aquila veramente ha fatto impressione. Sì, sì, la strada è lunghissima, questo insegna l'esperienza. Io credo molto in questa squadra, credo molto nei ragazzi, credo nella costruzione che abbiamo fatto io, il direttore di questa squadra. Sapevo che piano piano trovavamo la strada giusta, anche se questo è un campionato che non puoi mai abbassare la guardia, perché poi puoi perdere i punti con tutti, perché tutti che giocano contro l'Aquila non hanno niente da perdere. E quindi dobbiamo essere quelli delle ultime tre partite sotto l'aspetto mentale. E poi dopo speriamo che la lunga i valori vengano fuori, e speriamo che alla fine ci giochiamo questo campionato e riusciamo a vincere.